Ne siamo consapevoli. In Abruzzo parlare di grigliata senza ciccia è un'operazione di lesa maestà. Ad essere regale si sa è l'arrosticino con agnello e salsicce, ciambellani di corte. Tuttavia, seppure con il rischio fondatissimo di raccogliere insulti social, riteniamo dovere di cronaca raccontare anche della passione crescente per il veganesimo, persino nella nostra regione. È proprio da questo mondo parallelo che arrivano le ricette per la grigliata animalista, quella che sulla brace al posto degli animali morti ci mette le verdure vive, cioè fresche. Oltre a tofu, seitan, muscolo di grano, soia, salse, spezie, erbe, peperoni, melanzane, zucca e zucchine, patate, burger o salsicce vegane e persino la frutta, si può abbrustolire davvero di tutto. Per esempio, pare che grigliare le pesche tagliate a metà e condite con una goccia di aceto balsamico e una foglia di basilico sia una autentica specialità. Secondo Animal Equality, oggi è possibile realizzare un vero e proprio barbecue con profumi, sapori, salse e contorni anche senza carne o derivati animali. Sul web si possono trovare tante ricette e combinazioni variegate, ma forse la migliore è quella che non è stata ancora inventata. Allora, perché non provarci? Certo, è probabile che la foto della vostra grigliata veg scateni le contumelie della rete, ma almeno avrà ricevuto un applauso dagli animali e dal pianeta. Ma che cosa sarà mai questa robina qua?